vedervi, bambini. Quando sto con voi mi sembra di ringiovanire quasi di 50 anni. Nanno, ti prego, raccontaci una bella storia. Una storia? E quale in particolare vorresti ascoltare? Lo sai, nonno, ci piace tanto quella che parla di Jack. Jack e Lanterna. Quello che sta là sul davanzale della finestra. Ah, quel Jack là, bene. Penso che Jack si offenderebbe se mi rifiutassi di narrare la sua storia. Venite qua, bambini. Sì, nonno. Dunque, vediamo un po'. Tanto, tanto tempo fa, quando la vostra prozia Colin e io eravamo piccoli e avevamo la vostra età, nostro padre, pace all'anima sua, ci portò via dalla città per andare a vivere in una grande fattoria. Noi eravamo molto poveri e fin dall'inizio le cose non andarono bene. Mio padre, pover'uomo, lavorava sodo dall'alba al tramonto, si rompeva la schiena nel tentativo di ricavare un magro raccolto dall'avaro suolo. Riuscite a vederlo? Sì, 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 eccolo, lo vedo. E lì c'è mia sorella Colin con Lulu, la mucca. Non avremmo bevuto un goccio di latte se non fosse stato per Lulu. Quello sono io con Schwebe, la vecchia cavalla grigia che faceva tutti i lavori più pesanti. E poi Billy, la nostra capra preferita, una birbona sfaccendata che combinava un mucchio di guai. Abbiamo finito con la stalla, padre. Anch'io per oggi ho terminato, figlioli. Questo lavoro è massacrante e non dà soddisfazione. Sgobbiamo tutto il giorno per dissodare la terra dei campi e la mattina dopo, quando ci svegliamo, troviamo il suolo duro come una roccia a causa del gelo notturno e arso dalla siccità. E infine il raccolto viene costantemente distrutto da fameliche e cornacchie. Ma non sono state loro. Non si sono più avvicinate da quando Michael ci ha messo lo spaventapasso. E allora devono essere stati gli spiriti maligni e le streghe, perché tutti gli agricoltori della zona hanno lo stesso mio problema. Forse lo spaventapasseri non fa paura. Quello di cui abbiamo bisogno, Michael, è di un vero miracolo. Oh, Michael, che ne sarà adesso di tutti noi? Se avessimo un vero spaventapasseri sarebbe tutto diverso. Guardalo là, non riuscirebbe a impaurire nemmeno un passerotto. Gli manca persino la testa. E allora? Ho trovato quella zucca che hai portato a casa ieri dal campo. Dove l'hai messa? In cucina. Corri a prenderla e raggiungimi nel capannone. Secondo te cosa hanno in mente ora questi due marmocchi? Sbaglierò, ma sembra qualcosa di molto importante. Billy, vieni subito via di là. Vedi che la paglia serve ai bambini. Bene, tutto quello che voglio è un piccolo assaggio. Un piccolo assaggio, un corno? Saresti capace di mangiartela tutta in un boccone? No, per colazione ho avuto solo due scatolette arrugginite. Quello che è stato, sono affari tuoi. Ora levati di torno e stai lontano da Colin. Vorrei vedere te lavorare un intero giorno con solo due scatolettine in pancia. Ecco fatto, ho finito. Oh, Michael, è proprio una bellissima testa. Ma come, dovrebbe mettere paura e tu dici che è bellissima? È perfetta per il suo compito. Oh! Chi è quell'aguzzino che scava buchi nella mia zucca e cerca di dare ad essa sembianze umane particolarmente sgradevoli? Oh, Michael! Mio Dio, è fantastico! Parla proprio come noi altri! Il solito vecchio trucco della zucca parlante. C'è nessuno di buon senso in questa stanza che voglia rispondere a una domanda più che legittima? Chi si sta divertendo a tagliuzzare la mia zucca? Non temere, Colin, ci sono io! Michael! Colin! Oh, che bei nomi avete, bambini! Sembra di tornare indietro ai vecchi tempi ormai morti e sepolti. Sono stato io a fare quei buchi, signor Zucca. Io sono un folletto, non sono una semplice zucca. Un folletto, esatto! Un folletto! Esatto! Per una questione di comodità ho preso le sembianze di una zucca. Volevo superare da ibernato l'inverno. È stato piacevolmente riposante quando tu hai cominciato a tagliuzzarmi con un coltello. Mi spiace, signor... Jack Lanterna è il mio nome, di Donegal Lanterna. Sono famoso nel mondo. Mi dispiace per il fortuito incidente, ma volevamo fare una testa per lo spaventapasseri che non la possiede. Una testa per lo spaventapasseri? E perché volete fare una cosa simile? Per spaventare le cornacchie che ogni notte rovinano il seminato. Le cornacchie? Oh, 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 le cornacchie! Questa è bella! Guardate, ragazzi, io sono uno spaventapasseri! Signor Lanterna, non vede? Sta spaventando Colin e gli animali! E questo, se non sbaglio, deve essere il mio cappello, vero? No, vieni qua, Billy! Oh, come ti permetti? No, non gli faccia del male, signor Lanterna! Ma certo che non gli faccio del male, ragazzo! Anche a me hanno insegnato che si deve portare rispetto alle persone
sono anziane. Perché appena mi ha sentito nominare le cornacchie è scoppiato a ridere? Non certo perché è mio costume ridere dei guai della gente, caro Michael, ma perché non sono le cornacchie a rovinare il seminato. Allora chi è? Sono gli spiriti maligni, i demoni e i fantasmi, e la stessa Zelda la strega, insieme a quella medusa di suo marito, Sir Archibald lo stregone. I demoni? E i fantasmi? Sì, il loro scopo è di distruggere tutte le coltivazioni della zona e trasformare la terra che rimane in una palude. Oh mio Dio, adesso che si fa? Non affaticare la tua graziosa testolina. Sarà il vecchio Jack a occuparsi dei demoni. Vi sembra impossibile? Sappiate che state parlando a un folletto e tutti i folletti hanno una pentola d'oro. Cosa? È proprio qui nella mia zucca vuota e grazie alla preziosa pentola d'oro ho più poteri magici di un intero stuolo di spettri messi insieme. Accipicchia. Ora vi dico cosa farò. Voi due correte subito a letto a dormire mentre io sorveglio i campi. Poi scivolate pian pianino fuori di casa verso mezzanotte. Va bene, signor Lanterna. Non essere così formale, ragazzo. Chiamami pure Jack. E ora gambe! Tutto quel che comandi, Jack. Andiamo, Colin. Ah, ne vedrete delle belle prima che la notte finisca. Ve lo promette Jack Lanterna! Non l'ho visto, non l'ho mai sentito, non è mai successo. È stato solo un brutto sogno. Certo, e cosa è stato? Un sogno. Bene. Come mai tutti e tre abbiamo fatto lo stesso sogno? Tu e la tua boccaccia aperta, non stai mai zitto. Né io né Colin dormimmo a lungo quella notte. Rimanemmo distesi a letto con gli occhi aperti, tremanti per l'agitazione. Qualche minuto prima dell'ora delle streghe scivolammo fuori dal letto piano piano e raggiungemmo il luogo dove si trovava il nostro nuovo amico, Jack Lanterna. E il cielo sa cosa accadde. Oh, eccovi puntuali, ragazzi bravi, giusto in tempo, devo dire. Fra poco cominceranno i fuochi d'artificio. I fuochi d'artificio? Oh sì, Zelda e il suo scivoloso marito amano le entrate clamorose. Mi meraviglio che non l'abbiate sentiti prima d'ora. Fanno un baccano tale da svegliare anche i morti. Ma aspettate, sentite niente? Sentire cosa? Il vento, ragazzo, il vento. Non senti venire da lontano come una specie di lamento, un suono strano? Questo suono ci preannuncia il loro arrivo. Zelda e il suo branco di canaglie saranno qui fra pochi minuti. Su, bambini, non c'è nulla da temere. Fintanto che ho con me la pentola d'oro, nessuno potrà in alcun modo farvi del male. Il vecchio Jack Lanterna darà a voi e a loro un esempio della sua abilità. Guardate, ecco, arrivano, sono qui! Zelda, ma è proprio necessario schiamazzare così? Non è un modo di fare raffinato. Quante volte devo dirtelo, razza di stupido brontolone? La categoria delle streghe non appartiene al mondo delle grandame. Ogni notte sempre lo stesso baccano infernale. Ma dico io, non si potrebbe passare una volta ogni tanto una sera tranquilla a casa? Tu dicevi che dovevamo procurarci un bel pezzo di palude per quando saremmo andati in pensione. È vero, ma perché non farlo con signorilità? Eccoli che arrivano. Ma cosa avranno intenzione di fare? Ma di solito iniziano la manifestazione con una pioggia di chicchi di grandine. Ho usato questo efficace trucco già molte volte nel passato. Porto sempre con me un bel corno ricurvo. Guardate attentamente perché c'è da divertirsi. Zelda e i demoni, Zelda e i demoni, riversate sulla terra uno sbarramento di chicchi di grandine che colpiscano le colline come fossero fulmini. Oh, cara! Allora, Zelda, brutta stregaccia, non ti vergogni di usare questi vecchi sistemi? Mitraglia di chicchi di grandine! Sempre la solita storia. Quando ti cacci una cosa in testa, a duro ceppo, duro accetta! E questo non è che un assaggio, brutti diavolacci! Non avete ancora visto il meglio! Ma che succede? Un fitto fuoco d'artificio di grandine che colpisce noi? Questo è lo stupido scherzo di qualche gonzo. Sembra anche a me, cara. Un cialtrone ha rovinato il mio cappello a cilindro. Sento puzza di topo qui intorno. Spero che sia come dici tu. Sto morendo letteralmente di fame. Oh, Jack, sei stato proprio meraviglioso. Oh, non ti illudere, ragazza. Torneranno di nuovo, Zelda. Non è facile da persuadere. Nella nostra carriera non è mai successa una cosa simile. Hai proprio ragione, Archie. Andrò giù a dare un'occhiata. Guarda, sta tornando. È proprio la vecchia gallina. Viene giù sputando e soffiando fuoco. Sta
sta bruciando tutto! Bisogna spegnere il fuoco con dell'acqua! Fermo! Dove vai? Ho la situazione in pugno, non temere, non c'è pericolo. Vedi questa sottile polvere gialla? Viene chiamata improvvisa bufera tropicale. Basta mescolarla con qualche goccia d'acqua ed ecco! Certo, mia cara, non lo sapevi, eppure da un pezzo che lo vado dicendo. Un'improvvisa tempesta tropicale, il più subdolo vecchio miserabile trucco di mia conoscenza. Qualcosa di traverso? Puoi giurarci, e credo di sapere chi si nasconde dietro questa sordida vigliaccata. Stendete uno spesso strato di gelo sulla terra! Si è ghiacciato! Neppure una piantina riuscirà a crescere là sotto! Ma insomma, si può sapere quando comincerete ad avere fiducia nel vecchio amico Jack? Oh, mi spiace ragazzi, dimentico sempre che siete solo dei mortali! Sappiate che non c'è nulla che questi demoni siano in grado di fare, che Jack Lanterna non sia in grado subito di disfare. Tutto quello che mi serve è fare una telefonata al Polo Nord e ordinare un piatto di sole di mezzanotte! Non solo il ghiaccio si è sciolto, ma i prati sono stati completamente innaffiati. Il sole di mezzanotte è venuto dal Polo Nord. Jack, sei grande, grandissimo. Vero, vero, vero. Guardiamo in faccia la realtà, cara. Laggiù c'è qualcuno che ha dei poteri magici più forti dei nostri. Puoi giurarci, e so anche chi è. È lo stesso imbecille che molto tempo fa ha usato contro di me sempre il solito sole di mezzanotte. È Jack Lanterna. Jack Lanterna? Bene, per quanto mi riguarda, io suggerirei di lasciar perdere questa faccenda. Torniamo a casa. Non squagliartela come al solito, cervello di gallina. È vero che ha avuto la meglio su di noi negli ultimi anni, ma ora è finita, ho scoperto il suo tallone d'Achille. Il suo che? Il suo punto debole. Vedi, vedi quei due ragazzini laggiù accanto a lui? Farebbe qualsiasi cosa per loro. Oh, per favore, Zelda, tieni fuori i bambini da questa faccenda. Lo sai quanto me che sono un impiccio e alla fine procurano solo un mucchio di guai. No, questa volta no, anzi, sono la nostra salvezza. Appena quei due marmocchietti saranno nelle nostre grinfie, anche Jack Lanterna sarà in nostro potere. Certe volte mi domando se quella è sempre la stessa dolce fanciulla che ho sposato 600 anni fa. Ascoltatemi bene, voi seguirete me. Ci lanceremo sullo spaventapasseri in formazione. È nel suo corpo che si nasconde Jack Lanterna. E mentre lui si difende, Erci prenderà i ragazzi e il gioco è fatto. Io? Di certo stai scherzando, Zelda. Io rapire due bambini. Sai bene quanto sia maldisposto verso i piccoli mostri. Oh, smettila di lagnarti sempre, verme. Fai come ti è stato detto. Demoni, all'attacco! Proprio come temevo, ecco che arrivano di nuovo. Voi due correte a nascondervi dietro quel cumulo di fieno mentre io gli do una buona lezione. Attento, Jack! Formidabile! Michael, io ho paura! Ah, non c'è niente da temere, Colin. Nessuno può farci del male con Jack Lanterna al nostro fianco. Oh, aiuto, aiuto! Mettimi giù subito! Lasciami andare subito! Ehi, voi due, smettetela di fare tanto baccano. La cosa non diverte me, almeno quanto non diverte voi. E questo vi sia di lezione! Non provocate Jack Lanterna se non volete assaggiare il sapore dei suoi cazzotti! Eccoti qui, Lady Morte in vacanza! Ti arrendi dunque? Non finisce qui, canaglia! Ci incontreremo di nuovo, puoi starne certo! La prossima volta sarò io la vincitrice! Raccontala a quella schiera di scimuniti che ti porti dietro! Oh, lo so che tutto il tuo potere magico ti viene dato dalla pentola d'oro! Sei un farabutto celtico, ma io ho un asso nella manica! Due assi, se proprio vogliamo essere precisi! Jack, aiuto! Oh,
Un movimento di troppo e tramuto questi due fratelli in pietra prima che tu possa imbastire un altro trucco. Ti avverto, Zelda, se dovesse mai succedere qualcosa di brutto a uno di questi due ragazzi, non sfuggirai alla collera di Jack Lanterna, puoi giurarci! Brutto facocero, adesso ascolterai i miei ordini. A meno che tu non voglia trovarti tra le mani due giovani statue, fai come ti dico. Salta fuori da quella zucca e al posto tuo mettici dentro la pentola con l'oro. Abbandonare la mia pentola? Sei impazzita! Sai che senza di lei sono perduto! O fai come ti dico o non vedrai mai più questi ragazzi. Che cosa decidi? Va bene. Hai vinto tu, Zelda. Ora è mia, è fatta, amici! Ho finalmente la pentola con l'oro! Sei sicura, dolcezza? Certo che sono sicura! Tieni questa! Io e i miei fidi diavolacci spazziamo via per sempre gli agricoltori da questa terra! Non vorrei lasciarmi solo! Coraggio, demoni! Seguitemi! Non si direbbe una signora molto garbata, vero? Perché lui sembra una donnicciola, se la fa sotto per niente, mi dai nervi. Non sono stati affatto gentili con i due bambini. Hai ragione, fra tutti e due non so proprio chi mi sta più sullo stomaco. Adesso sono io ad avere la pentola magica piena d'oro, quindi non tentate di farmi qualche brutto scherzo. Ah, rospo senza spina dorsale, se solo potessi metterti le mani addosso. Eppure deve esserci qualcosa che possiamo fare. Vorrei davvero che ci fosse. Ve lo dirò io che cosa mi piacerebbe fare. Vorrei sbattere questo stregone contro il muro. Ragazzi, ci siamo, mi si è accesa la lampadina delle idee. Di che si tratta? Aspetta, adesso vedrai. Oh, Archie, ragazzo mio, saresti così gentile da portarmi il cappello? C'è una terribile corrente in questa stanza. Va bene, ti accontento, ma non tentare qualche trucco. Lo sai bene, sono un'anima innocente ormai. Tieniti pronto, Billy, è tutto tuo. Sei un demonio, Jack Lanterna. Questo è un altro dei tuoi squallidi trucchetti. Tieni, fa il caso tuo, vecchietto. Sapete che vi dico? È davvero un fetido stagno. Zelda ha fatto una terribile confusione. Vorresti gentilmente masticare un po' più in fretta la corda, bovino bovereccio? Sto facendo il possibile, amico. Però niente, niente male il sapore di questo spago. Che si fa ora, Jack? Quello che mi rimane da fare è prendere posto nella mia cara zucca e dare a quei furfanti il definitivo commiato. Vieni qua, non possiamo perderci lo spettacolo. Adesso sapete cosa vuol dire prendersi gioco di Lanterna. E questo è tutto per voi due, vipere! Jack, bravo, hai di nuovo vinto! Perché avevate dei dubbi in proposito? Vi avevo detto che ce l'avrei fatta, infatti ce l'ho fatta. Certo, ho avuto bisogno di un piccolo aiuto. Ho paura che sia comunque troppo tardi. Ragazzi, vi propongo un ragionevole accordo. Visto che gli anni sono passati anche per me e mi ritrovo ad averne circa 6.000, direi che è giunto il momento di andare in pensione. Ora! In cambio di una piacevole, calda, tranquilla dimora per me e la mia preziosa zucca cava, vi prometto che quest'estate il vostro podere vi regalerà un eccezionale, abbondante raccolto. Potresti vivere qui con noi per sempre. Affare fatto! Da allora, Jack è rimasto sempre con me. Oh... bello. Bene. Voglio andare in cucina a vedere se vostra nonna ha bisogno di aiuto. Però, che storia stravagante, non ti pare? Già. Io non ci credo, è troppo strano. E tu? No, io penso che sia vera. Come sarebbe a dire, Michael, che non ci credi? Ai tempi miei i genitori insegnavano le buone maniere ai loro figli e non permettevano che un bambino accusasse il nonno di raccontare frottole. Guarda che roba! Oh, sicché tu non mi credi, eh? C'è qualcosa che non mi torna con i ragazzi d'oggi. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. We'll be right back.